Come abbiamo già detto, la tuba fa parte degli strumenti a fiato. Ma attenzione, se semplicemente soffio nello strumento, non otterrò nessun suono, semplicemente solo aria. Cosa devo fare? Per poter suonare il basso tuba, devo produrre una vibrazione con le labbra. A quel punto la vibrazione verrà amplificata e otterrò il suono. Ora, per poter produrre una buona vibrazione con le labbra, dobbiamo lavorare prima di tutto sulla respirazione, perché la buona vibrazione si ottiene con due fattori. Il primo, aria, il secondo, muscolo labiale. Per poter soffiare l'aria correttamente, non dobbiamo respirare come si respira normalmente per vivere, ma dobbiamo respirare aria in eccesso. Per permetterci di respirare correttamente, dobbiamo anche avere una postura corretta. Perciò oggi parliamo prima di tutto di postura. Metto giù la tuba così ti spiego meglio. Ok, la postura corretta, prima di tutto, è il più eretto possibile. E per fare questo dobbiamo poggiare sulla sedia. Gli ischi sono queste due asse scomode sotto il bacino che quando sei seduto che poggiano gli ischi, allora a quel punto in automatico la colonna si addrizza. Lo sguardo deve andare dritto all'orizzonte e poi ti insegno un modo molto semplice e funzionale per respirare alla grande. Ora pronunciamo insieme la lettera I. I, ok? Adesso la lettera O. O. Non è una O, non è una U, è un po' come la O pugliese per intenderci. Hai mai sentito un pugliese dire foto? Ecco, quella O lì, O. Adesso nella posizione della O appoggiamo questa parte del dito, del primo dito alle labbra, ok? Dell'indice. O. Questo suono che senti, questo suono di bufera di neve, ecco, questo è il suono giusto. Più riusciamo ad abbassare il suono, la frequenza di questo suono, rendendolo grave, e meglio è. Un'altra cosa importante è che per ottenere questo suono sono tutti rumori esterni al corpo umano. Non c'è questo. Questo è un rumore interno, è la gola che è chiusa. Per fare questo invece, e questa è la garanzia che internamente è tutto alla perfezione. Te lo dimostro. Se respiro così e poi tolgo il dito dalle labbra, non ottengo alcun suono. Però il problema per uno che inizia da zero o poco più è che il non suono, cioè il respiro silenzioso, è un non comando per il cervello e questo diventa un po' complicato. Perciò è meglio dargli un comando chiaro, preciso, con un suono di ben definito. E ricordalo, lo ripetiamo insieme, ora ricominciamo di nuovo da capo. I, O, la mandibola si abbassa, O, le labbra si fanno rotonde, appoggio la prima falange alle labbra, O, e poi cerco di, adesso cerchiamo di dare un ritmo a queste inalazioni. Una ispirazione in quattro movimenti. Ce la facciamo? Proviamo. 3, 4. E 4 e fuori. Ancora. Riconosco che magari all'inizio prendere un po' confidenza con questa tecnica sarà un po' difficile. Non ti preoccupare se non riuscirai a fare quattro inalazioni in quattro movimenti, ma possiamo anche tentare di farlo in tre o in due o in uno se ti viene più facile. Poi piano piano aumenteremo il numero di pulsazioni con cui prenderai aria. Questa è la prima cosa, perciò ricordati, ischi che toccano le ossa del bacino, la colonna vertebrale ben allineata, la testa con lo sguardo che guarda l'orizzonte. Non mi raccomando,
testa indietro o gobba, ok? Posizione classica da cellulare, questa cosa non va bene. Dritto, sguardo all'orizzonte, è la testa che sorregge la colonna vertebrale, che la tiene in linea, ok? Dopodiché possiamo prendere il nostro bocchino. Ma prima di tutto ci concentriamo sulla respirazione e col bocchino ne parleremo sulla prossima lezione. Ciao, a presto!